è un provvedimento che agevola il risparmio dei cittadini, tutelando l'ambiente che è un asset importante del nostro sviluppo, e quindi è un progetto molto bello, molto interessante, che guarda il futuro. Un progetto che sembra un po' l'uovo di Colombo, perché riesce ad accontentare in un certo senso tutti, si riescono a rimettere a posto come efficienza energetica edifici di edilizia popolare, e contemporaneamente si fa spendere un po' meno agli inquilini e insomma sono ottimi risultati. Ma è un progetto del quale siamo veramente molto felici e orgogliosi, è un progetto al quale stiamo lavorando da diversi mesi. Siamo anche contenti perché siamo la prima regione in Italia a raggiungere questo importante risultato, il che ci riempie di orgoglio, e speriamo che anche i colleghi delle altre regioni possano seguire la nostra strada. Ci permette, come diceva lei, di risparmiare sulle bollette, quindi sarà un servizio ai cittadini che avranno un risparmio sulle loro bollette e allo stesso tempo delle case di edilizia residenziale sociale, di edilizia residenziale popolare, le classiche case popolari, che sono riqualificate, più moderne. Quindi anche l'ambiente dove vivono le persone ne avrà un grande vantaggio, ma soprattutto noi interveniamo su 3.500 famiglie liguri, calcolato sono circa 7.000 persone in Liguria che avranno questi benefici, per loro a costo ovviamente zero, e ci saranno 44 edifici, 44 palazzi, non sono pochi, di edilizia sociale in Liguria, che saranno riqualificati, saranno moderni, saranno all'avanguardia, quindi con, ripeto, risparmio sulle bollette, quindi un servizio importante ai cittadini, allo stesso tempo un ambiente più sano. Un progetto che si va a concretizzare con i benefici per gli inquilini. Benefici di che tipo? Qua vediamo uno schema. Questo è un classico schema da contratto di prestazione energetica, dove si vede che nella prima parte a sinistra la bolletta prima degli interventi ha un valore, mettiamo, di 100 euro l'anno, per fare un esempio. Dopo l'intervento di riqualificazione la bolletta si dimezza più o meno, e quindi diventa il 50%, il restante 50% viene diviso tra la società che fa i lavori e che firma il contratto di prestazione, una ESCO, e l'utenza, ovviamente in percentuali non metà ciascuno, in percentuali più alti per la ESCO, perché la ESCO nella durata contrattuale deve rientrare dell'investimento che ha fatto, quindi dei lavori che ha realizzato per conseguire quel risparmio energetico. È una sorta di project financing, potremmo definirlo così? Un certo senso. Esatto, sì, è un project financing applicato alla riqualificazione energetica, al modello di prestazione energetica.